Bentornati in uno svuota la spesa Eurospin, domenica 9 giugno, ultimo giorno fattibile dell'ultimo volantino che si trova in giro delle offerte shock del weekend 8-9 giugno 2019. Come al solito, sul tavolo una parte della mia spesa, dietro sul piano cottura tutta frutta e verdura acquistata con le offerte di questa settimana. E vi mostro alla fine l'offerta shock che ho accaparrato e ho messo nel nostro carrello. Inizio dal reparto frigorifero così che io possa togliere tutta la roba e metterla nel frigorifero. Allora, le prime cose che ho trovato in offerta sono state le confezioni multiple di yogurt magro con pezzi di frutta allo 0,1% di grassi. I gusti sono sempre gli stessi: pesca, ananas, frutti di bosco e fragola. A noi personalmente non dispiacciono, sono abbastanza cremosi, non sono tanto zuccherati e tutto sommato sono buoni. Ne abbiamo prese due confezioni perché, appunto, essendo in offerta e scadendo il 12 luglio, abbiamo modo di consumarli da qui a 2 settimane. Abbiamo poi selezionato i tortelli con spinaci e ricotta. Questi a me personalmente piacciono tanto perché hanno la sfoglia velo e difatti vengono prodotti da il famoso produttore di tortellini. Hanno una cottura di 6 minuti e a me personalmente non dispiacciono. Sono buoni anche quelli con il prosciutto e il crudo. Ho riacquistato la robiola nella confezione multipla da 2 pacchi da 100 grammi l'uno. La trovo veramente versatile e comunque utile avere nello stesso prezzo due confezioni. La trovate anche singola. In offerta c'è il latticino fresco spalmabile light, ne ho presa una confezione perché di questa io ne posso mangiare veramente pochissimo, ragazzi, quindi giusto per gola l'ho preso, però ecco, è sempre buono tenerlo magari quando faccio la pasta che voglio dare un po' di cremosità, preferisco usare questo che non la panna, anche se la panna l'ho comprata perché è lì e adesso non la vedete, ma è lì. Ho poi preso due mozzarelle light con il 50% di grassi in meno, sono sempre da 125 grammi, hanno una scadenza al 27 giugno, quindi anche queste, avendo una scadenza alla lontana, insomma, posso tranquillamente consumarle da qui a 2 settimane. E ho acquistato anche le ricottine, in questo caso sempre il pacco multiplo 2 da 100 grammi l'uno. Io preferisco queste perché sono già porzionate con la porzione che io devo mangiare, quindi non devo stare lì a lasciare la confezione aperta, è già porzionato. Ho preso poi due Alpli fiocchi di latte classici senza conservanti aggiunti e li ho acquistati per farci merenda o comunque colazione. E li preferisco sia mangiarli con le verdure ma anche con la frutta non mi dispiace. Ho tutta una serie di confezioni di affettati, le solite due bresaola punta d'anca, anche questa è una porzione che io mangio una vaschetta da sola perché è la mia porzione, quindi le trovo utili per questo fatto. Due confezioni di arrosto di tacchino affettato, peraltro questi sono anche senza glutine, qualora tra di voi ci fosse qualche celiaco, e queste sono da 100 grammi. Le ho prese perché ho visto su una ragazza che su un canale che seguo praticamente li scotta in padella, quindi li voglio provare anch'io fatti così, tipo come se fossero dei wurstel, però forse fanno meno senso dei wurstel, e quindi ne ho prese due confezioni. L'immancabile prosciutto crudo che a noi piace tanto, questo stagionato 11 mesi e lo stesso discorso vale per lo speck adatto Adige IGP, anche questo è buono e comunque lo mangiamo anche per la pizza, quindi due le prendiamo sempre. Prodotto novità di questa settimana, il surimi a fette del brand Atena, che è il brand che comunque produce tutto il pesce nello scatolame e una parte di pesce anche nelle vaschette. E questo mi è sembrato un ottimo prodotto con un prezzo anche abbastanza basso per essere 120 grammi. Poi ho trovato in offerta il salmone scozzese affumicato, che nell'ultimo svuota la spesa invece non avevo trovato e quindi avevo dovuto prendere il norvegese, però vi dico sempre che questo secondo me è più sodo e mi piace di più anche perché è meno salato, quindi è più consigliato rispetto al norvegese. In offerta, perché appunto la linea dell'ultimo volantino Grandi del risparmio, ho trovato le dame raffette con 40 grammi di prodotto in omaggio. E poi ho riacquistato, perché ogni tanto lo ricompro, il tofu burger e la pizzaiola, che è uno dei miei preferiti insieme a quello ai peperoni, però ho trovato solo questa pizzaiola, quindi ho preso solo questa tipologia.
Reparto surgelatore, ho preso un minestrone delicato senza patate e legumi che va subito nel congelatore. Ho preso gli spinaci in fogliolina perché li preferisco rispetto ai cubotti, secondo me sono più utili avere le foglie che il cubotto. E ho trovato in offerta le seppioline, queste come vi dico sempre 450 grammi di prodotto vanno bene se no per una persona e mezza perché si ritirano tantissimo, però calcolate che io le cucino di solito con un po' di concentrato di pomodoro e due porzioni di piselli finissimi e diciamo un salvacena perché di solito lo mangiamo a cena ed è ottimo come connubio. Magari se avete qualche altra tipologia di ricetta lasciatemela scritta giù nei commenti. Ho trovato poi in offerta gli spiedini, questi con pollo e alloro, e, offerta speciale, qui c'è il prezzo 2,91, ne ho prese due per mangiarle stasera perché noi la sera di domenica abbiamo la carne, quindi le farò al forno e ne sono sei, di solito io ne mangio due, mio marito ne mangia quattro, però ecco, mi è sembrato un ottimo prezzo per degli spiedini comunque di carne. Ho voluto riacquistare le mandorle sgusciate, queste cioè con la pellicina per le mie ricette, così come l'ultima che vi ho mostrato nel video dell'ospite inatteso. Sono veramente ottime le mandorle, anche mangiate come spezzafame. Ho riacquistato una confezione di panna da cucine, di cucina da lunga conservazione, questa è di solito una, la prendo sempre in eccesso per mantenerla perché può sempre tornare utile. Nel reparto sempre scatolame abbiamo acquistato una glassa di aceto balsamico di Modena IGP. Questa io non l'ho mai provata, questa dell'Eurospin. Ho provato quella originale e non è niente male. Certo, negli ingredienti, insomma, c'è lo sciroppo di glucosio e il mosto d'uva cotto. Però ovviamente se ne mette veramente pochissima. L'ho presa perché ho delle ricette da fare in cui vorrei utilizzare la glassa piuttosto che l'aceto. Ho comunque riacquistato anche l'aceto di mele perché mi è terminato in questi giorni mangiando tantissima lattuga, tantissima insalata. Io utilizzo sempre, prediligo di più l'aceto di mele rispetto a quello d'uva. Ho trovato poi in offerta l'olio questo delicato del frantoio La Rocca. Io di questo frantoio che vende l'Eurospin ho provato tutte le tipologie di olio, extravergine di oliva ovviamente, e devo dire mi sono trovata bene con tutte. Questo delicato ha un sapore veramente buono e quindi essendo che l'ho trovato in offerta l'ho riacquistato. Erano in offerta anche le passate queste nei brick da 1 litro. Queste in realtà non le ho mai provate, queste nel contenitore di cartone. Vi farò sapere come sono, ma credo sia la passata semplice, insomma, da utilizzare anche sulla pizza e ne ho presi due contenitori. Così come ho trovato in offerta i pomodorini datterini, questi della collezione Le nostre stelle, sono veramente veramente superlativi, ve li straconsiglio sia per fare il sugo per la pasta, ma anche per condire la pizza, sono veramente favolosi. Era in offerta il pan bauletto 8 cereali e soia, ne abbiamo preso una confezione laddove io non riesca a sfornare pane fresco, che con questo caldo mi viene un pochino difficile. Poi ho voluto provare questo prodotto italiano mai acquistato prima, sono 6 porzioni salva freschezza. Dei crostini integrali buoni come il pane da 250 grammi. Qui fa degli esempi di consumazione con tonno o alla caprese. In realtà, io l'ho presi per utilizzarli tipo le friselle, quindi comunque bagnarli, inumidirli con l'acqua, aggiungere i pomodori tagliati a pezzini, a pezzetti, le spezie e un filo d'olio. Comunque sono credo molto buoni e l'ho presi sempre appunto per alternarlo con il pane. Per la prima colazione avevo terminato le fette biscottate e cereali, queste della Tremolini a me personalmente piacciono perché sono friabili, fragranti, croccanti, tutinanti e vi dico la verità, sono forse una delle più buone che ho mangiato, sia dell'Eurospin ma anche degli altri discount. E peraltro l'ho trovate anche in offerta. Per alternare le fette biscottate ho preso anche le gallette di mais, le ultime che ho utilizzato erano i 5 cereali, io cambio spesso come vedete nei miei svuota la spesa e quindi ho preferito prendere queste al mais. Ho trovato poi in offerta
il tonno all'olio extravergine d'oliva. Questo è molto 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 buono. Ne ho prese due confezioni peraltro perché, come sapete, quello, e se non lo sapete ve lo ridico, quello al naturale è troppo stopposo ed è tutto sbriciolato e non dà quella soddisfazione che può dare un tonno con l'olio. E in più io qui, cioè contenendo l'olio extravergine d'oliva, non ne aggiungo io di mio e quindi comunque utilizzo il tonno tale quale e com'è. Mio marito ha acquistato tre birre Best Broy, birra leggera, che ovviamente significa che contiene alcol, ma non ne contiene tantissimo, e difatti ne ha 3,5% ovviamente a lattina, e ne ha prese tre confezioni. Abbiamo trovato poi in offerta il caffè Don Jerez Cuor d'Aroma. Ho letto da qualche parte che questa ha una tipologia di caffè molto buono dell'Eurospin, e quindi, visto che ha un'intensità 4 punti su 5 e a mio marito piace il caffè strong, lo abbiamo selezionato. Ho acquistato anche il latte ad alta digeribilità, lunga conservazione, senza lattosio. Hanno messo il prodotto novità, latte ad alta digeribilità scremato, però lo trovate solo nei bricchetti, nelle bottigliette da mezzo litro, quindi insomma ho preferito prendere questo da un litro. Mio marito finalmente ha voluto cambiare succo di frutta e non ha selezionato quello alla pera, bensì quello all'ace, quindi con le vitamine A, C, E, quindi con pesca, arancia, mela, limone e ananas, forse perché con l'arrivo della bella stagione ha un sapore più fresco, ha bisogno di un sapore più fresco. Ho selezionato due tisane, questa purezza perché gli ingredienti per berla nell'acqua fredda mi sono sembrati ideali. Difatti contiene liquirizia, menta, melissa, finocchio e cina, china, non so cosa sia, penso sia un'erba. E ha 20 filtri e voglio provarla perché penso veramente che con l'acqua fredda sia buona. E poi ho riacquistato questa con i mirtilli e i frutti misti, che come vi dico sempre, in realtà sentite mirtilli e arance, ma che è veramente buona sia se la beviate calda che la beviate fredda. Reparto No Food. Finalmente, dopo tanto tempo, sono riuscita a ritrovare i tappetini igienici per animali da 60x60 cm della Radames, e stavano peraltro in offerta sia questi 60x60, ma anche quelli 60x90. Però Cookie è piccolino, noi preferiamo prendere questi. Ne abbiamo prese due confezioni perché non si trova sempre. Di solito il periodo in cui lo mettono è inizio fine estate e di solito subito dopo Natale. Quindi è raro, insomma, trovarlo in tutti i periodi dell'anno. Poi ho riacquistato della Dexal, l'additivo disinfettante bucato. Con questo mi trovo molto bene, peccato che sia solo da 750 ml e dura veramente poco, sebbene io utilizzi solo il tappetto. Comunque è consigliatissimo perché ha le veci del Napisan. Mio marito ha terminato il deodorante al talco e ha preferito riacquistarlo all'Eurospin perché questo gli era piaciuto tanto. Abbiamo trovato in offerta le veline. Allora, le confezioni sono tutte identiche, cambiano solo i colori. Noi abbiamo selezionato uno per colore e sono ottime queste, le utilizziamo spesso. Ne contiene 100 a confezione ed era un'offerta strepitosa. Comunque sono consigliate perché sono buone come salviette. Poi ho preso una carta forno Quick, questa non l'ho mai acquistata prima, e ha una larghezza di 36 cm ed è lunga 20 metri e anche un packaging nuovo. Poi ho preso i soliti snack per Cookie, questi al pollo che lui gradisce tantissimo e quelli al manzo che ultimamente stra adora, quindi questi sempre per colazione. Poi due confezioni di umido pollo e tacchino che anche ama in maniera veramente quasi disarmante, e anche questo manzo e verdure, cioè proprio lui lecca il piatto veramente. Allora, ho acquistato il gel viso detergente perché mi avete consigliato di utilizzare un sapone specifico per il viso, e all'Eurospin l'unico prodotto che ho trovato è questo. Dice che è rinfrescante e addolcente per tutti i tipi di pelle. Io adesso lo metterò in utilizzo e poi magari su Instagram vi farò sapere come mi sto trovando. Non costa tanto, diciamo che sta
sui 2 euro, sono 150 ml di prodotto e va utilizzato come se fosse un sapone normale. Quindi l'ho voluto prendere. Trovate anche il gel scrub esfoliante, però insomma io per quello farò le maschere, quindi non è un problema. In offerta ho poi trovato, per provarlo, perché io questa tipologia di detersivo per la lavatrice non la utilizzo mai, le monodosi, e stavano in offerta sia queste qua col barattolo blu, quelle col barattolo verde e quelle col barattolo rosa per quanto riguarda l'ammorbidente. Fatemi sapere se voi le utilizzate e come vi trovate, perché per me è la primissima volta che le prendo e le utilizzo. E poi nel bancone delle promozioni ho trovato e acquistato questa fantastica padella, che in realtà è un casseruolino antiaderente, che è fatto tipo come se fosse di pietra ed è anche abbastanza pesante. E, diciamo che costicchia, quindi io spero che, vedete quanto è spesso, spero che duri di più di quelli dell'IKEA che mi durano meno di 6 mesi e poi si rigano tutti. Per quanto riguarda frutta e verdura, ok, andiamo con ordine. E ho trovato in offerta l'endivia, ho preso questo con 5 ceppi piccolini, così da poterli porzionare meglio. Poi ho trovato l'offerta le melanzane, sia quelle nere che queste viola, e ho voluto selezionare quelle viola. Poi c'era l'offerta anche delle pesche, queste nettarine, le pesche gialle, nella confezione. L'ultima l'avevo finita, questa è da 1 chilo, l'ho riacquistata. Così come è in offerta il pomodoro Pachino, che vedrete sempre nelle mie spese estive. Poi ho preso una manciata di carote sfuse, perché queste le mangio proprio anche come verdure, no? Cotte a vapore, lessate, quindi sono anche queste immancabili. Ho preso poi mezzo chilo di albicocchine perché stavano in offerta e sono belle mature mature, me le mangio oggi a merenda. La solita manciata di zucchine per mangiarle a cena e a pranzo. Poi i funghi coltivati affettati erano in offerta, come non prenderli visto che li acquisto spesso e mi piacciono tantissimo. Poi ho trovato in offerta la busta da mezzo chilo di insalata mista, ne ho prese 3 confezioni perché io la mangio sia a pranzo che a cena insieme alle verdure cotte, quindi adesso l'ha iniziata a mangiare anche mio marito perché fa caldo, insomma 3 era il minimo indispensabile per i nostri pasti. Ho poi selezionato 2 bei peperoni rossi e 2 peperoni gialli e verdi, perché poi i verdi non si trovano mai, quindi ho preso quelli gialli. E per non farmi mancare niente, ho preso 2 chili di patate rosse, che queste vi dico sempre che cotte al forno sono la morte loro, in croccantezza e morbidezza allo stesso tempo. L'offerta shock che ho messo nel mio carrello, grazie a mio marito, è questa, la macchina del caffè dell'Ariete. Allora, arriverà presto un video recensione di questo macchinario. Se vi stesse chiedendo, ma come? E la Nescafè Dolce Gusto che fine fa? La Nescafè Dolce Gusto verrà rivenduta da qualche parte una volta che terminerò tutte le capsule in dotazione, ovviamente quelle che ho acquistato ultimamente. Abbiamo preferito acquistare questa macchina perché ha la possibilità di utilizzare il caffè in polvere, fa sia diciamo il caffè espresso, potete utilizzare le cialdine quelle di tela e fa anche i cappuccini. In realtà l'abbiamo selezionata al di là del cappuccino che purtroppo la Nescafè non fa, perché con la Nescafè Dolce Gusto si ha una produzione troppo 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 di capsule per lo smaltimento dei rifiuti. Sono capsule che sono ricche di plastica e sinceramente sono anche abbastanza ingombranti e io già erano parecchi mesi che pensavo di rivendere questa macchinetta che comunque funziona, è nuova e non ha nulla da invidiare alle altre macchinette, anche se è un primo modello, il modello piccolo, per soppiantarla con una che in cui si potesse usare il caffè sfuso. L'offerta shock di questo weekend che vi avevo mostrato anche nel volantino era appunto questa macchina del caffè Picasso dell'Ariete, e veramente questo è stato un prezzaccio, l'offertone shock da carrello che abbiamo selezionato. Vi ringrazio per avermi tenuto compagnia, vi rimando al prossimo video, vi do un grande abbraccio, ciao!